A tutti buonasera. Apriamo come di consueto con l'immagine del tempo reale del pomeriggio. Ecco inquadrata la situazione europea. Qui c'è l'Italia, si vede un pochino a fatica proprio per la presenza dominante del sistema ciclonico chiuso, un vortice che ha un minimo, vedete questo piccolo occhio di sereno, appena a ponente della Sardegna. Le piogge hanno interessato in prevalenza il Piemonte e la Sardegna. La nuvolosità è direttamente collegabile alla perturbazione sulle isole maggiori e sul Tirreno, medio-basso Tirreno. L'altro corpo nuvoloso dalle regioni nord-occidentali, fra le regioni nord-occidentali, le Alpi occidentali e la Valle del Rodano, fino alla Tunisia, questo è un, diciamo, un corpo di instabilità, una linea temporalesca, chiamiamola così. Ma in realtà tutta la situazione è di tipo vorticoso, vedete, quindi diciamo non ha molto senso seguire le evoluzioni di questa linea, di questa perturbazione e della linea che segue, la linea temporalesca, quanto considerare tutta una circolazione ciclonica. Il nord va migliorando, dove la pressione sta aumentando con la saldatura dell'alta orientale, con l'alto dell'Atlantico. Vediamo il tempo migliore in assoluto proprio al nord, soprattutto sulle nord orientali, anche fino alla Liguria e fino alla Lombardia. Qualche banco di nebbia, questa potrebbe essere una caratteristica dei prossimi giorni. Sulle regioni centrali, quasi tutte, sul Piemonte, un tempo variabile. Dovrebbe cominciare a migliorare, insomma, si dovrebbe rompere, stracciare questo spesso velo di nubi, questo spesso strato di nubi. Sul resto del paese, generalmente nuvoloso, anche sul medio versante adriatico, con tempo instabile soprattutto sulla Sicilia, sulla Sardegna e con precipitazioni più probabili e più consistenti sulla Calabria e sulla Sicilia, specialmente sui versanti sopravvento, quelli orientali con circolazione di scirocco. I venti, vedete, sono moderati, anche forti al centro e soprattutto al sud, i mari molto mossi, i bacini meridionali localmente agitati, mossi quelli centrali, il medio adriatico, diciamo, gli altri poco mossi. La temperatura è prevista una diminuzione sulle regioni meridionali. A tutti grazie per l'attenzione e buonanotte.